Allora, ragazzi, oggi è una bella giornata. Bella, bella, bella vittoria, veramente grande vittoria della Juventus Women che espugnano il Bozzi di Firenze. Non avevano mai vinto. L'anno scorso, se vi ricordate, avevamo perso 2-1. Bel 2-0, bel 2-0. E reti di Girelli e di Barbara Bonansea. Insomma, direi veramente una bella partita della Juve. Adesso, al di là di tutto, sapete che quest'anno l'ho un po' criticata in certi frangenti, però, cioè, rivedendo poi a mente fredda alcune partite, tipo la Supercoppa e la partita col Milan, che poi sono andate male, però oggettivamente non avevano giocato male la Juve. C'è stato qualcosa che non aveva. Se non segni, però, la partita si mettono sempre in situazioni non proprio positive. Oggi la Juve ha sbloccato subito, ha avuto il merito di aver sbloccato la partita dopo 10 minuti con un gol di Girelli, tra l'altro un gol molto bello. Non era facile, anche se sembra un gol casuale, non è casuale, non era così facile farlo. E poi l'ha chiusa con il solito gol di Barbara Bonansea, che quando è in giornata credo che sia probabilmente la giocatrice più forte assolutamente in Italia. Direi una bella lezione alla Fiorentina oggi, non in generale, ma soprattutto una lezione a chi ha intonato insulti beceri che col calcio femminile non c'entrano assolutamente nulla. Nulla. Tra l'altro insulti vergognosi a Girelli, che è stata intervistata a fine primo tempo, e sentire degli insulti di quel tipo, che non ripeto per educazione, ma proprio nella giornata contro la violenza sulle donne, e la violenza si intende violenza non solo violenza fisica, ma intendiamo anche violenza psicologica e quindi anche violenza verbale, e direi che è stata veramente una cosa veramente brutta e povera di stile. Detto ciò, non è cambiato nulla, non è cambiato nulla, nel senso che la Juve ha comunque vinto 2-0, meritando di vincere. La Fiorentina, ciò non toglie che la Fiorentina è un'ottima squadra, e quindi questo dà ancora più valore alla vittoria di oggi, perché la Fiorentina, secondo me, insieme alla Juve, è la squadra più forte d'Italia. Il Milan, secondo me, è un pochino indietro, anche se sta facendo benissimo anche il Milan, ma secondo me è un pelino più indietro a queste due squadre. E niente, alla fine questa vittoria è importantissima, perché perdere oggi probabilmente voleva dire non abbandonare del tutto, ma rischiare veramente di rovinare la corsa a campionato, perché a quel punto lì, se il Milan che ha vinto ieri, la Fiorentina riusciva oggi a batter la Juve, poi aveva il recupero col Bari, avrebbe vinto magari anche quella, la Juve si sarebbe trovata tanto 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 indietro. E invece così siamo lì a un punto dal Milan, e peccato non tanto per la partita col Milan, che secondo me quella è una sconfitta che ci poteva tranquillamente stare, peccato per quei punti persi con l'Atalanta, perché con l'Atalanta Mozzani, quelli mi stanno rodendo particolar modo, perché quelli avrebbero potuto, quelli non ci dovevano stare, quelli col Milan sì, quelli no, quelli sono la cosa che mi dà fastidio, è quei due punti persi lì, perché col Milan ci stava di perdere, anche se, ripeto, secondo me è una partita che poteva mettersi sicuramente meglio. Il Milan è stata più brava a sfruttare le occasioni avute, ma la partita la Juve non l'aveva giocata così male. E quindi vediamo, insomma, adesso la prossima è una bella partita, perché Sassuolo è una squadra che quest'anno nel femminile sta facendo benissimo, ha un allenatore che a me piace tantissimo, che è Piovani, che ha vinto da poco anche la panchina d'oro, e c'è Roma-Milan, quindi insomma belle partitine anche qua. E poi c'è il derby di Firenze domenica, che vi consiglio, per chi può vederlo, di vederselo, perché credo che Florencia-Fiorentina sarà una classica, spero, per i prossimi anni, perché la Florencia è una squadra che a me piace come gioca, eh. E niente, ragazzi, a me non resta che salutarvi, salutare ancora tutti gli amici di Dominio Bianconero, oggi presenti a Firenze, e darvi appuntamento per il prossimo video, ovviamente. Ciao a tutti, buona domenica!